Offensiva iraniana in Israele. Tutto tace per ora. UE. I fondi per la ricerca uccidono i palestinesi. La Polonia vuole la Legione Europea. Messico contro Ecuador. Approfondimento delle notizie oggi in diretta alle 19:30, Levante. Offensiva iraniana in Israele. Tutto tace per ora. Per l'attacco dell'Iran verso Israele, per ora tutto tace, nonostante quanto riporta l'emittente CBS. In un articolo che cita due funzionari statunitensi, si preannuncia che oggi, 12 aprile, sarebbe previsto un grande attacco iraniano contro Israele, con circa 100 droni e dozzine di missili puntati su obiettivi militari all'interno dello Stato ebraico. Una notizia che il Wall Street Journal aveva già diramato ieri. Secondo quanto riportano i media iraniani, Teheran ha informato Washington che se gli Stati Uniti interverranno nel conflitto tra Israele e Iran, le forze statunitensi nella regione verranno attaccate. Nel frattempo, il ministro degli esteri iraniano, Hossein Amir Abdollahian, ha ribadito che la Repubblica Islamica si riserva il legittimo diritto di punire Israele per la sua aggressione contro la missione diplomatica del paese in Siria. Le dichiarazioni sono avvenute durante una conversazione telefonica con la sua controparte tedesca, Annalena Baerbock. Il capo della diplomazia iraniana ha anche auspicato che Berlino condanni esplicitamente l'attacco, chiedendo alla Baerbock come avrebbero reagito l'Europa e gli Stati Uniti se vi fosse stata un'offensiva simile contro una delle loro strutture diplomatiche in Ucraina. Ma dalla ministra tedesca, così come dalla collega australiana Penny Wong e dal nostro Antonio Tajani, è arrivato nei confronti di Teheran solo un retorico invito alla moderazione. Dall'immobilismo della diplomazia occidentale alla risolutezza di Levante, dove la Cina, tramite il ministro degli esteri cinese Wang Yi, ha criticato duramente l'attacco israeliano alle sedi diplomatiche iraniane in Siria, esortando gli Stati Uniti a svolgere un ruolo costruttivo nella regione dell'Asia occidentale. In una telefonata con il suo omologo statunitense Anthony Blinken, Wang ha espresso la forte condanna della Cina, sottolineando il diritto inviolabile alla sicurezza delle istituzioni diplomatiche e la necessità di rispettare la sovranità dell'Iran e della Siria. Secondo quanto riferito dal Dipartimento di Stato di Washington, Blinken ha chiesto alla controparte cinese di usare l'influenza di Pechino per dissuadere Teheran dal colpire Israele. UE. I fondi per la ricerca uccidono i palestinesi. Sono più di 35 milioni di euro fuoriusciti dalle casse dell'Unione Europea per finanziare l'industria delle armi israeliana. A fare i conti ci ha pensato la testata Europa Today, citando varie inchieste, fra le quali spicca quella dell'eurodeputato Manu Pineda, che ha recentemente presentato un'interrogazione alla Commissione per fare chiarezza sulla questione. In particolare, il comunista spagnolo ha puntato il dito contro uno stanziamento di 8 milioni di euro a favore della Intracom Defense, società che meno di un anno fa è stata acquistata dalla Israel Aerospace Industries, colosso delle armi che, fra le altre cose, costruisce anche i droni che il governo Netanyahu sta scagliando sia contro i civili che contro i convogli umanitari impegnati nella striscia di Gaza. I 35 milioni di euro totali finora erogati rappresenterebbero più del doppio dei fondi stanziati da Bruxelles per far fronte all'emergenza umanitaria in Palestina. Per l'eurodeputato Pineda si tratta di una vera e propria vergogna. Tenendo in conto il fatto che i 27 governi dell'Unione non hanno avuto voce in capitolo, mentre i trattati comunitari, almeno teoricamente, imporrebbero di ottenere il loro consenso esplicito per qualsiasi iniziativa volta a finanziare progetti con implicazioni militari. Dalle citate inchieste si arriva alla conclusione che gran parte dei fondi arriverebbe in Israele mascherata da aiuti per la ricerca universitaria.
in virtù di un accordo firmato nel 1995 fra Bruxelles e il paese di Netanyahu. I progetti degli Atenei in questione, però, avrebbero applicazioni di tipo militare, motivo per cui Pineda non solo chiede l'immediato stop a ulteriori finanziamenti, ma accusa anche l'Unione Europea di avere le mani sporche di sangue palestinese. La Polonia vuole la Legione Europea. L'Unione Europea dovrebbe potenziare la propria difesa e creare una forza di risposta rapida. È l'opinione del ministro degli esteri polacco Radoslaw Sierkowski, che in un'intervista al quotidiano greco Katimerini ha annunciato la formazione di un organismo militare noto come Rapid Deployment Capability. Potremmo chiamarla Legione Europea, ha affermato Sierkowski, che ha dunque ribadito la necessità di una difesa europea più forte, mediante il sostegno di una quota maggiore da destinare alle spese militari da parte di ogni singolo paese membro. Noi e la Grecia, ha detto il ministro, spendiamo da anni una parte significativa del nostro PIL in difesa. Quindi è giunto il momento di parlare di difesa europea, ha dichiarato Sierkowski, che ha giustificato il tutto in considerazione del fatto che, siccome gli Stati Uniti sono in concorrenza con la Cina, attualmente il nemico dell'Europa sarebbe Putin. Motivo per cui, a detta del capo della difesa polacca, ogni paese europeo dovrebbe fare la sua parte nel sostegno alla militarizzazione del vecchio continente. Nella stessa intervista il ministro avrebbe anche proposto l'adozione da parte di Bruxelles di un voto a maggioranza qualificata anziché all'unanimità per prendere decisioni di politica estera. Ogni riferimento a Ungheria o altri paesi riluttanti riguardo al sostegno incondizionato a Kiev non è affatto casuale. Messico contro Ecuador. Come preannunciato dal presidente López Obrador, il governo del Messico ha fatto sapere ieri, giovedì 11 aprile, che la denuncia inoltrata alla Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA contiene la richiesta di sospendere l'Ecuador dalle Nazioni Unite. Abbiamo deciso di ritenere l'Ecuador responsabile per la violazione della nostra ambasciata, così come per gli attacchi fisici perpetrati contro i nostri diplomatici, contro la loro integrità fisica e morale. Queste sono chiare violazioni della Convenzione di Vienna, ha dichiarato senza mezzi termini il ministro degli esteri messicano Alicia Bárcena in conferenza stampa. Il Messico, fra le altre cose, suggerisce alla Corte di prevedere un rapido iter per espellere gli stati che dovessero commettere violazioni del diritto internazionale, evitando però il possibile veto sui suoi membri. L'intento della causa messicana è anche quella di evitare che questo tipo di incidenti si verifichino in altre parti del mondo. È una questione così delicata che non si limita a quello che è successo in Messico. Dobbiamo pensare a garantire la pace, la tranquillità, il principio della risoluzione pacifica delle controversie. E questo riguarda tutti i paesi del mondo, ha aggiunto il presidente Obrador. Fra una dichiarazione e l'altra, il capo di Stato messicano ha fatto capire che serve un movimento globale per rafforzare le leggi internazionali e dare protezione ai diplomatici. Vale la pena ricordare che l'assalto all'ambasciata messicana di Quito è avvenuto il 5 aprile, in seguito alla richiesta di asilo politico da parte dell'ex vicepresidente ecuadoriano Jorge Glass, arrestato nel tradotto del carcere di massima sicurezza di Roca dal governo dell'Ecuador. Secondo i leader politici messicani, il sistema multilaterale deve essere all'altezza della gravità di questi eventi, pretendendo che la giustizia internazionale condanni e punisca in modo inequivocabile le gravi violazioni che si sono verificate. Secondo il Messico, dunque, un altro mondo è possibile.